Vincitrice femminile della scarpinata dei forti spagnoli, Francesca Barneschi, che ha già ottenuto risultati significativi in Maremma, ma credo che questo dal tuo sorriso si evince che ti ha dato il successo qua a Porto Ercole, la scarpinata dei forti spagnoli, una soddisfazione particolare, è così Francesca? Non posso assolutamente dire il contrario, perché è stata la degna conclusione di un bellissimo fine settimana. Sicché la ciliegina sulla torta, sono contenta. Bene, ti vediamo sorridente, ti vediamo anche, diciamo, non provata particolarmente, malgrado il tracciato, come abbiamo sottolineato nel corso di questo pomeriggio, di questo tardo pomeriggio, sia estremamente complicato e impegnativo. Sì, quasi compromettente direi, però nonostante tutto ho cercato di reggermi le salite, ho allungato in discesa, dove potevo correre ho corso. Mi è piaciuto molto, permette veramente di fare una bella gara e sono molto contenta di aver partecipato. Senti, mi suggeriscono che hai vinto anche già in Maremma nella Marina Castiglione, vero? Spiegaci un po' le due differenze se ci sono le due analogie tra le due performance che hai dato. Le analogie sono che sono andate bene entrambe, poi per il resto sono due gare diametralmente opposte. L'unica cosa che le accomuna è che sono in dei posti favolosi. Castiglioni ce l'ho nel cuore da una vita. Questo per me è la prima volta, ma è già tenuto un posto veramente speciale nel mio cuore, quindi che dire, niente. Noi ti diciamo brava, complimenti Francesca Barneschi, grazie, complimenti. Grazie.